Grazie Presidente, grazie per questa occasione. Presentare a Laura la mozione che propone il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Ezio Bosso è facile e difficile al tempo stesso. È facile perché il prestigio e lo spessore culturale di Ezio Bosso come compositore e musicista è talmente alto che basterebbe elencare i concerti eseguiti con le più importanti orchestre del mondo e nei più prestigiosi teatri e nei più conosciuti contesti nazionali e internazionali. O elencare i riconoscimenti ricevuti come il Green Room Award in Australia, e ancora oggi Ezio Bosso è l'unico artista non australiano premiato, o il Syracuse New York Award negli Stati Uniti, o ancora elencare le composizioni di cui è autore, fra i quali l'inno ufficiale dell'Università Alma Mater di Bologna. O citare l'immenso successo di critica e di pubblico che sempre riscuote. Dal concerto alla Icon Gallery di Birmingham, che fu definito l'evento artistico dell'anno del Regno Unito dai giornali locali, o al concerto del 2016 per il G7 Ambiente, che ha raccolto 10.000 persone, o al Disco d'Oro per le oltre 50.000 copie vendute della sua opera antologica, o ricordare che il ministro Bonisoli lo volle come testimonial per la Festa della Musica 2018. Ed è facile indicarlo alla nostra amministrazione per l'abnegazione che profonde, sia a favore della diffusione della conoscenza della musica, è stato il primo direttore a aprire al pubblico le prove orchestrali e promotore di specifici progetti di divulgazione, sia nel sociale, come ad esempio è ad esempio ambasciatore internazionale dell'associazione Mozart 14 fondata da Claudio Abbado. Eppure tutto ciò non basterebbe ancora per descrivere a chi non li conoscesse chi sia veramente il maestro Ezio Bosso. E allora lasciamo che siano le sue parole a farlo. Ezio Bosso incontrò la musica a 4 anni e parlando di sé dice: più che scegliere la musica, è la musica che ha scelto me, perché ne avevo più bisogno degli altri. E Ezio Bosso spiega così come la musica lo abbia aiutato a trasformare gli ostacoli in gradini per superare le difficoltà e a trasformare le difficoltà in opportunità. Ho dovuto studiare di più e impegnarmi di più per continuare a suonare. Il cambiamento del mio corpo mi ha insegnato a vivere fino in fondo, mi ha tolto la paura. Nella convinzione che tutti noi siamo uno strumento che concorre alla grande orchestra del creato, che è meraviglioso, dice Ezio Bosso, perché in esso noi conviviamo, cum viviamo, viviamo con gli altri, egli mette a disposizione degli altri più che la sua maestria, più che la sua cultura, più che la sua musica, mette a disposizione se stesso e la sua esperienza. E la mette a disposizione soprattutto di chi ha più bisogno per dare supporto e contributo personale a tutti quei progetti che portano avanti il lavoro di Claudio Abbado, per esempio in favore dei bambini ricoverati negli ospedali, compresi i neonati, e porta la musica agli adolescenti e ai bambini con disabilità fisiche e cognitive, e porta la musica a chi vive in restrizione penitenziaria. Perché gli dice: la musica non è solo un linguaggio, è una forma di trascendenza che ci porta oltre. Invitato a tenere un discorso al Parlamento europeo, ha detto: la nostra identità culturale è formata sulla musica, ma la nostra identità non ha radici che si ficcano dentro, ha rami che si espandono nello spazio, senza confini. La musica è nel silenzio, la musica si basa nelle piccolissime cause che creano la tensione dell'attesa, e là io volo, che è meglio che camminare. Questa città, la capitale d'Italia, così provata nelle sue vicissitudini, oggi è tesa a trasformare i suoi problemi in opportunità, a trasformare gli ostacoli in gradini, ad abbandonare la paura e andare oltre. E in uno sforzo come questo, avere al proprio fianco, romani tra i romani, un maestro della musica, un maestro di vita e di pensiero come Ezio Bosso, è un grande valore aggiunto. Roma deve imparare a volare. È dunque per questo, colleghi, che vi chiedo di approvare la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Ezio Bosso, compositore e direttore d'orchestra, ambasciatore della cultura musicale italiana nel mondo, che tanto prestigio conferisce al nostro paese e che con il suo impegno in campo sociale rende a tutta l'umanità un raro, prezioso e esemplare insegnamento di generosità, altruismo e dignità. Grazie.